Amici del capoluogo, questa mattina in diretta dal ridotto del Teatro dell'Aquila per un incontro con il ministro Giovannini, che è venuto qui nel capoluogo abruzzese per l'iniziativa Italia Domani, dialoghi sul piano nazionale di ripresa e resilienza. Siamo qui davanti al punto stampa preparato per le interviste e a breve arriverà il ministro. Con lui ci sarà naturalmente il sindaco Pierluigi Biondi, il presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio e il capo della protezione civile Fabrizio Curcio. Che sarà accompagnato da Marco Leonardi per la programmazione e il coordinamento della politica economica e gli ospiti qui al ridotto del Teatro Comunale parleranno di PNR, spiegheranno i progetti per la città e i vantaggi per tutto il territorio. Naturalmente particolare attenzione sarà posta al ruolo degli enti locali nell'attuazione del PNRR e le modalità per accedere alle risorse. Nel frattempo sono arrivati il sindaco Biondi, il prefetto dell'Aquila, Cinzia Torraco, che stanno attendendo la macchina del ministro che sta arrivando a minuti. Grazie.
Ancora pochi minuti, quindi arriverà il ministro Giovannini qui per la tappa aquilana dell'iniziativa Italia Domani, dialoghi sul piano nazionale di ripresa e resilienza, un ciclo di incontri promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per comunicare con cittadini, imprese e amministrazioni locali sui contenuti e le opportunità del PNRR. L'evento è previsto per le 11 di oggi, ma naturalmente ci sarà prima un punto stampa con il ministro e il sindaco Biondi qui all'ingresso del ridotto del teatro comunale. Naturalmente sono rigide le misure di sicurezza, per cui siamo fermi in attesa che arrivi il ministro, che sarà qui a momenti con il sindaco Pierluigi Biondi, il capo dipartimento della protezione civile Fabrizio Curcio, il capo del dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica Marco Leonardi, che una volta passati dal punto stampa saliranno al teatro per poi spiegare i progetti per la città, i vantaggi per il territorio, il ruolo degli enti locali nell'attuazione del PNRR e le modalità per accedere alle risorse. È previsto anche un intervento del Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsiglio. Quello dell'Aquila è l'unico appuntamento abruzzese nell'ambito dell'iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi naturalmente c'è grande attesa soprattutto per capire quali saranno i progetti per la città, i vantaggi che arriveranno dal PNRR da tutto il territorio, e soprattutto cosa dovranno fare gli enti locali, dai comuni a salire, provincia e regione, per accedere alle risorse del PNR e quindi fare investimenti in un momento storico. Nel frattempo, voi non potete vedere dall'inquadratura, ma è appena arrivato il ministro, è fermo qui davanti al teatro per i saluti istituzionali con la prefettura, e attendiamo quindi che entri nel ridotto. Il piano nazionale di ripresa e resilienza è una grande opportunità per tutti i territori, in particolare quei territori che sono, rispetto alla loro storia, più distanti dalle medie nazionali.
L'Abruzzo è una regione estremamente importante, una regione di cerniera tra l'altro tra il Tirreno e l'Adriatico, e proprio attraverso il piano di ripresa e resilienza noi investiamo sulle direttrici ferroviarie, anche con la legge di bilancio sull'Adriatica, e poi investiamo sulle nuove tecnologie, investiamo anche su infrastrutture idriche. Insomma, è un piano a tutto tondo che abbiamo definito con la collaborazione dei presidenti di regione e dei sindaci, ma non finisce qui, perché poi c'è anche il fondo sviluppo e coesione. Per questo stiamo incontrando tutti i presidenti di regione per far sì che anche quei fondi vengano spesi in coerenza con il PNRR. Ministro, c'è una domanda di collegamento veloce con Roma tramite i treni, può dirci qualcosa riguardo? Beh, c'è un investimento importante sulla Roma-Pescara che prenderà naturalmente un po' di tempo per essere realizzato, però è chiaramente una delle direttrici che verranno migliorate, perché l'attuale situazione è assolutamente inaccettabile. E poi delle sperimentazioni possibili con i treni a idrogeno. Perché i treni a idrogeno sono così importanti? Perché evitano la situazione appunto diversa di fare l'elettrificazione, che non solo è più costosa, ma implica anche lo stop dei treni durante i periodi di lavori. Quindi è una prospettiva interessante che potrebbe appunto riguardare anche l'Abruzzo. Ministro, per le autostrade ci sarà l'incontro il 13 dicembre che i sindaci hanno chiesto per scongiurare rincari sulla 24-25? Guardi, l'attenzione sulla A24-25 è altissima, tant'è vero che anche sul PNRR ci sono investimenti forti per la creazione di un sistema di monitoraggio digitale anche rispetto a movimenti geologici, ma più in generale per assicurare la sicurezza. Per ciò che concerne la questione dei pedaggi, stiamo appunto parlando nella legge di bilancio che è in discussione, c'è una possibilità di intervento. Abbiamo dialogato nelle settimane scorse con i sindaci abruzzesi e anche laziali, e dunque è un'attenzione elevata proprio su questa infrastruttura così importante. Sul PEF si riuscirà ad accelerare, Ministro? Tra le parti minaccia di rescindere la convenzione. È una discussione complessa che, come sapete, non è soltanto degli ultimi mesi, e anche su quel settore stiamo operando per arrivare a soluzione, come abbiamo trovato delle soluzioni per altri tratti importanti autostradali in giro per l'Italia. È un tema però molto complesso. Sì, grazie. Qual è la valenza di questa giornata? Ma è importante intanto perché ribadisce l'attenzione che il governo ha nei confronti della nostra città, del nostro territorio, testimoniata anche dalle risorse del fondo complementare da 1,8 miliardi. È l'unica tappa abruzzese ed è importante che il governo voglia confrontarsi con un territorio svantaggiato. Città medie delle aree interne hanno bisogno di altre risposte. L'Aquila ha fatto dei grossi passi in avanti, oggi discuteremo anche con il Ministro il tema dei collegamenti, c'è un dibattito aperto sui collegamenti ferroviari, c'è stato un tavolo recentemente fra il Comune dell'Aquila, la Regione Abruzzo, il MIMS ed RFI per discutere del tema del treni ad idrogeno piuttosto che dell'elettrificazione. È evidente che questa città e questo territorio deve superare un gap infrastrutturale, quella cura del ferro di cui ha parlato il Ministro recentemente in un'intervista, e anche bisogna risolvere il tema del collegamento via autostrada, che oggi è oggettivamente un problema che isola le aree interne. C'è il tema del PEF, ma c'è anche il tema degli investimenti per la messa in sicurezza alla normativa antisismica che è stata stabilita con legge diversi anni fa e su cui bisognerebbe accelerare. Un altro ministro, brevemente sull'Aquila, c'è stato il parte ricostruito e parte di costruzione, ci sono investimenti anche per il futuro occupazionale, pubblico impiego, grandi poli nazionali, non solo. Certamente l'Aquila è un punto di attenzione proprio al di là della ricostruzione fisica, ma dello sviluppo. Oggi sentiremo anche altri esponenti che parleranno di queste tematiche. Vorrei sottolineare qui il fatto che proprio con il Fondo Sviluppo e Coesione e poi con i fondi europei, ricordo complessivamente 80 miliardi più per il periodo 2021-2027, questo territorio
ha la possibilità e anche la responsabilità, perché poi le decisioni vengono assunte dagli enti locali in coordinamento con il governo nazionale, di dare veramente una spinta. Come ha detto anche il ministro Franco nei giorni scorsi, il tema finanziario è sempre importante, ma meno importante e meno vincolante rispetto al passato. Ora si tratta di fare scelte che assicurino una crescita e un benessere di medio termine. Grazie. Grazie. Avete sentito quindi direttamente dalle parole del ministro e del sindaco Pierluigi Biondi i temi che verranno trattati qui a ridotto del teatro comunale. Noi aspettiamo, rimaniamo in diretta per qualche altro minuto, vediamo se riusciamo a intercettare qualcuno degli ospiti qui presenti. Siamo con l'onorevole Stefano Pezzopane, naturalmente non ha voluto mancare un appuntamento così importante. PNRR, territori, enti locali, cosa dovranno fare? Insomma, un momento importante per la città e per tutto il territorio. Assolutamente sì, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha voluto rappresentare la forza, l'importanza dell'attuazione del PNRR in tutti i territori, e in ogni regione il capoluogo di regione ospita questo format in cui uno dei ministri, nel nostro caso Giovannini, con lo staff di Palazzo Chigi illustra le problematiche e ascolta. E credo che sia un fatto importante, soprattutto in una città dove, tranne gli incontri da me promossi, siamo già al terzo, e non c'è stato un grande dibattito sul PNRR. E invece abbiamo un'occasione storica, e io direi che è il nostro piano Marshall, perché abbiamo sia le misure generali dei 200 miliardi su cui attingere, ma ci vuole organizzazione, ci vuole preparazione, e poi abbiamo la nostra misura specifica, quella del 1.780 milioni, voluta fortemente da noi, inserita già nel pacchetto del governo Conte 2 e poi ribadita da Draghi. E con quel 1.780 milioni già abbiamo impostato diverse iniziative sull'Aquila e sul cratere. Voglio citare la Scuola Nazionale della Formazione Pubblica, il Centro Nazionale per il Servizio Civile, che porterà tantissimi giovani in città. Voglio citare un intervento di importanza straordinaria per il Castello Cinquecentesco e per il museo, e tante altre iniziative che cambieranno la città. Però perché ci sia effettivamente questo cambiamento ci vuole una rete, ci vuole la partecipazione, ci vuole la condivisione e molta competenza. Quindi ha fatto bene Palazzo Chigi a venire nei territori, a venire qui all'Aquila, ad andare in ogni regione, perché poi ogni regione ha delle sue problematiche specifiche. Grazie mille, allora, e buon lavoro. E con le parole dell'onorevole Pezzopane noi chiudiamo qui la diretta dal ridotto del Teatro Comunale dell'Aquila. Naturalmente per i contenuti di questo incontro naturalmente ve ne daremo conto attraverso i nostri servizi che seguiranno. Nel frattempo qui dalla Piazza del Teatro è tutto.